Il capitale umano, unico investimento necessario per un modello sostenibile, ne è convinto il presidente di Confindustria Catania, che però evidenzia le difficoltà con le quali sono chiamati a confrontarsi burocrazia, infrastrutture e incapacità nel fare squadra. Tre note dolenti in un contesto come quello catanese, che rappresenta il 23% della ricchezza produttiva della Sicilia. Ma sullo sfondo resta un rischio, come ha ribadito Di Bella, la mancanza di progettualità per le periferie, come Paternò, a beneficio delle grandi città, comporteranno il depauperamento delle professionalità e la desertificazione. Innovazione. Innovare attraverso le nuove tecnologie significa cambiare i processi e avere delle opportunità. Questo è quello che dobbiamo cogliere, nel senso che non possiamo pensare solo ai processi che già abbiamo standardizzato, ma attraverso le tecnologie innovare i processi. Questo ci permetterà non solo di essere sempre al passo con i tempi, ma anche di trovare tutte quelle soluzioni che possono anche dare rispetto all'ambiente, perché l'innovazione non è solo innovazione di sistemi, ma è innovazione attraverso le tecnologie che deve guardare con rispetto all'ambiente. A guardare al futuro con ottimismo alla luce del messaggio cristiano è stato Monsignor Raspanti perché, come lui stesso ha ricordato in apertura, la vicenda terrena è religiosa. Con l'incarnazione infatti non c'è più sacro e profano. Un invito a ognuno di noi ad impegnarsi per cogliere il meglio dai modelli di sviluppo offerti dal digitale. Significa trasmettere un messaggio non solo per chi dipende da qui, lavora qui, 2, 3, 500 persone, ma soprattutto un modello che può essere riprodotto in più parti e riportare anche per i nostri giovani che sono andati fuori, hanno fatto esperienza, adulti che sono andati fuori, ed è bene che magari abbiano fatto 5-10 anni di esperienza, 20 anni di esperienza altrove, ma poi possano tornare qui e capire che qui si può anche realizzare con molta forza, con molta energia, il desiderio di impresa e di crescita e di sviluppo di civiltà che la famiglia Di Bella insieme a tanti altri bravi imprenditori del nostro territorio stanno perseguendo.